Buon pomeriggio, oggi terzo progetto in collaborazione con la BB Craft. Allora, in questo progetto voglio andare a realizzare degli orecchini con il filo, questo qui, della Benecreate. È un filo da 18 gauge, perciò è un filo da 1 mm e sono i fili quelli di rame ricoperti, perciò non scolorano, non ossidano, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo filo qui, il codice è questo, eccolo qui. Questo ve lo faccio rivedere, il codice dei cipollotti 3x4, e voglio andare ad utilizzare questa bellissima colorazione Topaz. Poi utilizzeremo sempre della BB Craft. Questo filo qui, che è un filo di rame nudo da 0,8, e con questi vado a realizzare poi le monachelle per gli orecchini. L'orecchino è questo qui, eccolo qui, fatto in questo modo. E poi abbiamo bisogno anche di una perla da 10 mm, filo, questo qui è 1,030, 31 e mezzo, sì. Poi abbiamo bisogno di un mandrino, quindi potete utilizzare benissimo qualsiasi cosa, cioè questo qui è forma ovale, però potete utilizzare anche un, faccio vedere, tipo un tappino. Qualsiasi cosa su cui poter andare a girare poi il filo, quindi tranquillamente quello che avete in casa. Allora, iniziamo. Ah, poi comunque mi serve anche il righello, poi le pinze, quelle a punta piatta, dove sono? Eccole qua, punta piatta, punta di curva, punte coniche, poi voglio utilizzare anche il martello. Quindi un martello, una base su cui andare a martellare, perché voglio leggermente battere il filo. Poi ci servono le tronchesine dal taglio piatto. E che altro ci serve? Niente, mi sembra che vi ho detto tutto. Allora, come primo passaggio devo andare a tagliare circa 15 centimetri di filo. Quindi adesso mi posiziono e vado a tagliare un 15 centimetri di filo. 15, non so, sì, 15, o sì, facciamo 15 e mezzo. Vai, tagliamo la testa al toro. 15 e mezzo. Taglio. E come primo passaggio devo andare ad inserire i cipollotti. Devo inserire 11 cipollotti 3x4. Quindi ne ho tirati fuori un pochino e adesso vado a vedere quelli che scorrono perfettamente, perché prima ne ho trovati alcuni che si bloccavano sul filo e quelli non vanno bene. Poi ci sono alcuni che non entrano perché magari il forellino è un po' più piccolino e quindi dobbiamo trovare i cipollotti giusti. Quindi adesso, ragazze, vado ad inserire 11 cipollotti. Questo, vedete, si blocca, non va bene, sul filo, e ci vediamo tra poco. Allora, ecco qua, ho inserito 11 cipollotti. Ora mi vado a posizionare intorno al mio mandrino. Allora, ragazze, mi sono posizionata intorno al mio mandrino, qui proprio intorno alla base, dove abbiamo lo scalino più largo. Adesso vado a chiudere il mio filo, quindi chiudo qua dietro. Li avvicino i fili, prendo, vedete, questi due e vado a girare in questo modo e ho chiuso i miei fili. Adesso sfilo e questo è quello che ho ottenuto per adesso. Adesso questo lo metto dritto, in questo modo va verso l'alto, e quest'altro filo lo giro intorno alla base in questo modo. Quindi faccio fare un paio di giri e poi taglio. Ecco qui, così. E
e adesso taglio il filo, taglio il filo e schiaccio. Aspettate, magari un po' più vicino che vedete meglio. Ok, quindi vado a schiacciare dove ho tagliato. Così il mio filo non dà più fastidio. Lo sistemo per bene, schiaccio proprio per bene. Ok, a posto. Adesso reinserisco intorno al mandrino la mia base. Ok, sistemo. Ecco qui. Sistemo per bene. Adesso risfilo il tutto e abbiamo ottenuto questo. Perfetto, adesso vado a prendere il filo, questo qui lo 0,30, ne taglio all'incirca, ne taglio un 55 centimetri, quindi allora facciamo in questo modo. 0,30, ok, facciamo anche sì un 55 centimetri, anche 60 va più che bene. Ok, quindi taglio il filo e adesso dobbiamo andare a passarlo qui. Guardate, cerchiamo di metterlo a metà, un secondo che lo sistemo, perché dobbiamo proprio metterlo quasi giusto, quasi perfetto alla metà. Ok, e qui andiamo a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, quindi qui dove abbiamo il sesto cipollotto andiamo a far passare il nostro filo. Così, guardate, tengo qui, abbiamo il sesto cipollotto e faccio in questo modo. Quindi abbiamo il cipollotto che si trova, oddio, aspettate, ve lo rifaccio vedere, perdono, mi è sfuggito. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi passo il filo qui, così, dall'interno lo porto verso l'esterno e qui ho bloccato e faccio la stessa cosa anche qua. Quindi in questo modo dall'interno, scusate, verso l'esterno, ecco qui, e ho, come vedete, ai lati ho il mio filo. Allora adesso giro con il filo intorno ad ogni cipollotto, quindi sono qui, faccio un altro giro dall'esterno verso l'interno, vedete, in questo modo, e adesso posso iniziare a girare intorno ai miei cipollotti. Quindi questo è fatto, adesso giro qui intorno a questo, giro e porto verso l'esterno, poi giro, vado verso l'esterno, giro intorno al penultimo in questo modo e poi giro anche intorno all'ultimo. Ecco qua, vedete? In questo modo abbiamo girato il filo intorno ai nostri cipollotti. Ora, con il filo che ci è avanzato, dobbiamo semplicemente fare delle spiraline intorno al nostro filo portante. Quindi faccio qualche giro, semplicemente così, e poi con l'unghia, è meglio con l'unghia perché il filo è molto sottile, andiamo a spingere in giù tutte le nostre tutto il nostro filo. Quindi continuiamo ad avvolgere il filo intorno
al filo portante sia da un lato che dall'altro. Vedete, ne ho fatto qualche giro e adesso spingo giù e continuo. Quindi semplicissimo, facciamo questa operazione e poi dopo sia da questa da questo lato, scusate, che da questo, e poi andiamo avanti con l'inserire la perla. E anche qui, vedete, ho ricoperto con dell'altro filo. Quindi ragazze, a tra poco. Allora, eccomi qui, aspettate, vedete che il filo questo qui è un pochino più lungo. Praticamente io sto girando anche qui intorno alla base e sono arrivata da quest'altro lato, perché il filo da questo lato era un pochino più corto e quindi c'era una piccola codina che ho tagliato, e adesso vado a girare ancora con questo filo. Quindi senza problemi continuo a girare un pochino con quest'altro filo, il filo dell'altro lato. Ecco qui, abbiamo chiuso tutto in questo modo, ripasso anche un pochino sul filo, taglio, ecco qui, prendo le pinze e schiaccio in modo da togliere la codina di filo, ecco qua, perfetto. Adesso vado a martellare leggermente, quindi proprio con molta delicatezza vado a dare una martellatina. Aspettate, devo trovare un punto più comodo, così, e anche qui, aspettate, così, ecco qua. E do una martellatina proprio leggera, leggera, leggera. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare ad inserire la perla, quindi la perla da 10 mm. La inserisco, se riesco a trovare il forellino, sì, ecco qua, in questo modo. Mando indietro il filo, quindi taglio l'eccesso di filo, vado a tagliare l'eccesso di filo e vado a creare la solina. Quindi creo la mia solina in questo modo, ok, la sistemo per bene, vado a sistemare per bene la solina, così. Ok, adesso devo soltanto andare a prendere il filo da 0,30, però non lo taglio dalla bobina, lo lascio, lavoro con il filo attaccato alla bobina, quindi lascio qui un pochino di filo e questo lo vado a girare tutto intorno in questo modo, in modo da ricoprire l'attaccatura. Quindi dobbiamo, dove abbiamo fatto la chiusura tra i due fili, la vado a chiudere, aspettate che allungo un pochino il filo, giro ok. E adesso vado a girare intorno alla, solina, torno giù con, il filo, aspettate che giro il lavoro, perché da una parte, vedete, abbiamo il filo, lo voglio fare la stessa cosa anche da quest'altra. Continuo, aspettate che ho tutte le pinze, questo così, continuo a girare, ecco qua, taglio, perfetto, e adesso sistemo un pochino con
le mani da una sistematina. Adesso mi è rimasto questo filo qui e anche la stessa cosa faccio con questo, vado a girarlo intorno taglio. Poi dove sei? Taglio l'eccesso e lo schiaccio per bene. Ecco qui, questa. Aspettate ragazze, che non ci vedo. Ecco, diamo una sistemata un po' con le pinze anche al filo. Una sistematina qui. Eccoli qua. E gli orecchini sono pronti. Devo soltanto andare a realizzare la monachella, le monachelle, e poi dopo vi faccio vedere gli orecchini terminati. Allora, eccoli qui terminati. Sono andata a rimettere un pochino in forma il filo e adesso vado a realizzare le monachelle e ci vediamo tra poco una volta che ho ultimato gli orecchini. Ho realizzato anche le monachelle e l'orecchino è questo qui, è veramente luminoso, questi cipollotti veramente sono bellissimi, molto molto luminosi. Sopra abbiamo una perla da 10 mm di agata e nell'insieme è veramente bello questo orecchino particolare. Spero che questo progettino vi possa piacere e interessare. Se li fate, mi farebbe piacere vedere anche le vostre versioni, perciò magari se li fate taggatemi. E vi ricordo che se non siete iscritte al mio canale, iscrivetevi e attivate la campanella per tutti i tutorial, per tutti i video. Perfetto ragazze, io vi saluto, vi mando un bacione.